Il disegno della facciata di Palazzo Madama viene realizzato da Juvarra intorno al 1718. È un disegno di presentazione, cioè un disegno che raffigura la facciata con tutti i minimi dettagli, al meglio, probabilmente per far conoscere al committente, cioè Maria Giovanna Battista di Savoia Nemours, il risultato finale del suo lavoro. Rispetto alla facciata attuale abbiamo alcune differenze che saltano subito agli occhi. Il coronamento è sovrastato da un numero maggiore di statue di quelle che abbiamo oggi. Oggi abbiamo quattro statue, e nel disegno invece ne vediamo otto che raffigurano le virtù del buon governo. Infatti, se osserviamo bene questo disegno, abbiamo da sinistra la liberalità con l'aquila e la cornucopia, l'abbondanza con una ghirlanda di fiori, la prudenza con il serpente e lo specchio, la giustizia con un fascio littorio romano. E questo va spiegato: il fascio littorio era portato dai senatori e quindi da chi aveva la responsabilità della giustizia nel mondo romano. La fortezza con il leone, la carità con i due figli, l'amore di patria con il fuoco e la fortuna con il piede su un globo. Quindi una raffigurazione, un'iconografia più complessa di quella attuale, accompagnata da due tondi che alludono all'eternità e al centro dallo stemma di Madama Reale, stemma che poi fu distrutto durante l'epoca napoleonica. Conosciamo anche la data di inizio dei lavori per questa facciata. Una cronaca settecentesca, stesa da Francesco Soleri, ci racconta che il 26 febbraio 1718, avendo Madama Reale stabilito di annullare la scala fatta a lumaca di mattoni per la quale si ascendeva in detto palazzo a mano destra del medesimo e che dava l'ingresso nel salone, con fare due scale al di fuori di detto palazzo, cioè una per parte, detto giorno 26 febbraio fu incominciato per detto effetto a discoprire il corpo di guardia che restava a mano destra nell'entrare di detto palazzo, indi successivamente alla demolizione delle muraglie e escavazione di terra per formarvi poi le fondamenta per la formazione di dette due scale. Quindi è questo proprio il momento preciso di inizio della realizzazione della facciata, che dura 3 anni, infatti nel 21 risulta già conclusa.